appuntamento del martedì con Parliamo di Sport. Domenica il Ravenna ha pareggiato allo Stadio Venelli contro il Verona. Domenica importante non soltanto per il calcio, ma anche per la Mirabilandia Area Volley, che è riuscita a battere la Cosmogas Forlì. Quindi in questa puntata parleremo non solo di calcio, ma anche di pallavolo. Tante le sorprese, restate con noi fino alla fine. Vado a presentare l'ospite giallorosso di questa settimana, Vittorio Mero. Buonasera. Bentornato a Parliamo di Sport. Grazie, buonasera. Vi presento anche i miei compagni del martedì. Francesca Bonetti qui alla mia destra, Massimo Montanari. Buonasera. E come sempre lui, l'opinionista, Antonio Rinaldi. Buonasera. Benvenuto Antonio, Parliamo di Sport anche te. Allora Francesca, diamo un'occhiata alla classifica, alla schedina della Serie B e il prossimo turno. I risultati della 19ª giornata: Ancona Foggia 3-2, Castel di Sangro Treviso 0-0, Chievo Cagliari 2-1, Lucchese Torino 3-1, Padova Genoa 1-1, Perugia Monza 3-2, Ravenna Verona 1-1, nell'anticipo di sabato Reggiana Pescara 1-0, Salernitana Fidelis Andria 1-1, Venezia Reggina 4-0. Questa è la classifica. Dopo 5 giornate la formazione lagunare riaggancia al primo posto la Salernitana, in vetta con 38 punti. Nonostante le trasferte negative, Cagliari e Torino mantengono rispettivamente il secondo e terzo posto con 32 e 29 punti. Vincendo domenica fa un balzo in avanti il Perugia, che si porta al quarto posto con 28 punti. E subito dietro, staccate di una sola lunghezza, Verona e Treviso. Seguono Reggiana e Lucchese a 26 punti. Invariata rispetto alla scorsa settimana la situazione di classifica per Pescara e Reggina, che vengono raggiunte dal vittorioso Chievo a 24 punti. 23 punti per Fidelis Andria e 22 per il Genoa, in serie positiva da 4 turni. Quart'ultimo posto per Foggia e Ancona, appaiate a 21 punti. Sotto di una lunghezza Ravenna e Monza. 17 punti per il Castel di Sangro e 15 per il Padova, che chiude la classifica del girone d'andata nel gradino più basso. Questo è il prossimo turno che si giocherà domenica 1 febbraio. Torino-Ancona, Treviso-Cagliari, Reggina-Chievo, Ravenna-Lucchese nell'anticipo di sabato 31, Pescara-Monza, Castel di Sangro-Padova, Fidelis Andria-Perugia, Foggia-Reggiana, Verona-Salernitana ed infine Genoa-Venezia. Bene, grazie Francesca. Allora Vittorio, sabato pomeriggio al Benelli, un appuntamento importante. Però prima di parlare di sabato diamo un'occhiata alle immagini realizzate dai nostri cameraman. Domenica pomeriggio, come abbiamo detto, un pareggio Ravenna-Verona. Antonio Rinaldi, a te il commento della nostra scheda. Ecco dunque le immagini di Ravenna-Verona, partita molto attesa, si sperava che i giallorossi potessero tornare alla vittoria, non è accaduto questo, comunque vediamo quello che è successo. Siamo all'ottavo minuto, la via Buonocore, serve Centofanti evita anche il portiere, ma poi mette inspiegabilmente sul fondo. Una grossa occasione per il Ravenna all'ottavo minuto. Un altro pallone riconquistato dal Ravenna e un'altra azione che parte per i giallorossi. Ancora una volta Buonocore ad essere servito, come al solito ispiratore principe. Rinaldi fa proseguire per Soggia, Soggia finge di passare a destra, va a sinistra, batte dal limite. Poco convinto l'intervento di Battistini, palla sul palo e poi in rete. E il 26esimo minuto il Ravenna va in vantaggio con questa rete di Soggia con qualche collaborazione da parte del portiere Battistini. A questo punto quindi Ravenna in vantaggio, ma purtroppo il vantaggio dura poco. Ecco la fascia destra, vero cruccio domenica scorsa del Ravenna. Ecco il cross dalla destra e vedete Vanoli che si tuffa e ottiene il gol del pareggio, non proprio attentissimo in questa circostanza la retroguardia del Ravenna, dopo 6 minuti 1-1. Siamo alla fine del tempo ed è ancora un giocatore del Verona che si presenta davanti a Rubini, ma viene intercettata la sua conclusione dal portiere. Nuovo cross da destra, stavolta Gian De Biagi, una respinta di Mero e il tiro di Vanoli ancora e Rubini riesce a deviare. Ancora il Verona, buon momento all'inizio, ma qui sono i giallorossi, il colpo di testa di Mero, angolato, ma Battistini riesce a toglierlo dall'incrocio dei pali. Corner di Dell'Anno, esce ancora Battistini, il portiere del Verona. Ecco Gabrieli che va al cross, il tentativo di Pietranera di testa che termina a lato. Ancora il Ravenna che ha avuto un ottimo finale di gara. Qui è Buonocore che se ne va in dribbling, riesce a penetrare in area, vedete una grande azione di Buonocore, la conclusione, Battistini
prende la palla e qui è l'azione che ha portato all'ammonizione di Buonocore. Tutto si può dire, ma sicuramente non c'era simulazione e anzi qui il sospetto è forte che ci fosse davvero il calcio di rigore. Si conclude così la partita Ravenna-Verona sull'1-1. Grazie Antonio. Allora Mero, un punto non è sicuramente sufficiente per migliorare la situazione in classifica del Ravenna. Sì, sicuramente, anche perché con queste due partite interne che avevamo a questo punto speravamo di cogliere i tre punti già domenica. Purtroppo questo non è avvenuto, comunque abbiamo trovato un buon avversario e penso che per l'ennesima volta in casa abbiamo dettato legge perché abbiamo fatto veramente una buona partita. Ho visto anche adesso le occasioni, a vederle domenica dal campo non si capisce bene, però a vederle adesso dalla televisione le maggiori occasioni abbiamo avute noi, penso che abbiamo giocato una buona partita. E purtroppo ormai quello che è stato abbiamo preso un punto, che comunque fa sempre classifica, adesso aspettiamo sabato con la partita interna con la Lucchese per cercare almeno di vincere sabato, perché adesso andando avanti con un punticino alla volta si fa poca roba, l'importante anche adesso è vincere. Perché c'è già il girone di ritorno e quindi i punti in questo momento sì, sono sì, essenziali. Sicuramente adesso la posizione di classifica non è buona, sicuramente nel girone di ritorno dovremo cercare di fare più punti rispetto al girone d'andata, perché io penso che con 40 punti non riusciremo a salvarci, ma di questo non voglio neanche non parlare, ecco, assolutamente. Perciò sicuramente bisognerà fare più punti nel girone di ritorno. È un discorso che abbiamo già affrontato anche con gli altri tuoi compagni che sono venuti qui da noi in precedenza. Il Ravenna soprattutto quest'anno il difetto nelle partite in trasferta, credo che la svolta il Ravenna dovrà darla soprattutto nelle gare esterne in questo girone di ritorno. Sì, in effetti nel girone d'andata in campo esterno abbiamo raccolto pochissimo, quasi niente, ecco. Sicuramente c'è da dare una svolta a me, ma sai, quando vai fuori giochi delle buone partite, perché io penso che al di là di Treviso, io penso che in campo esterno abbiamo giocato delle buone partite, perché mi ricordo con Salernitana, con Venezia, ad Andria, a Genova, però purtroppo nel calcio di oggi quello che conta, come sempre stato, del resto sono i punti, ecco. Perciò adesso quello che è importante è anche giocare male, ma raccogliere i punti, ecco, sono quelli che ci servono, che ci fanno salvare. Domenica, tra le tante occasioni della Ravenna, anche un tuo colpo di testa che era fatto davvero bene, lì è stato molto bravo Battistini. Sì, è uno schema che proviamo in allenamento, sì, è riuscito bene anche perché Dell'Anno ha messo un'ottima palla, ecco. Sì, Battistini ha fatto una buona parata, però purtroppo niente, la palla non è andata dentro, adesso cercheremo di rifarci sabato, ecco. Ecco, senti, un po' nell'occhio della critica è finito Michele Pietranera, no? Per questa sua difficoltà ad adattarsi forse ai ritmi della B, e comunque anche tenendo conto che sta giocando in una situazione tattica forse che non lo aiuta fino in fondo. Ecco, tu che lo conosci bene, che cosa puoi dire di questo giocatore? Visto che domenica, anche sentendo un po' i tifosi, poi non so se ne parleranno nelle interviste che vedremo dopo. Questa settimana i tifosi era un po'... non li ho avvicinati, ho preferito parlare col mister che magari... Cioè, forse gli sono fischiate le orecchie, insomma, gli spogliatoi. Michele è un giocatore che in campo dà tutto, su quell'aspetto lì non gli si può dire niente veramente, perché anche domenica, ne abbiamo poi parlato lunedì negli spogliatoi, si è messo a correre dal primo minuto al 90esimo. Beh, purtroppo, cioè, tantissimi gol non è che li ha mai fatti, anche perché lui principalmente non è una punta centrale, ecco, anche con me quando giocavamo insieme a Crevalcore, lui giocava sull'esterno, perciò non è che proprio una punta centrale di peso, però sicuramente il suo lavoro lo fa, ecco, il suo lavoro di movimento, il suo lavoro, quello che deve fare, che gli dice il mister di fare, lui lo fa. Però, ecco, in effetti la cosa forse che gli manca, ma è come caratteristica, è che non ha la caratteristica di essere una punta centrale. Bene, Vittorio, vediamo insieme un attimo la scheda tecnica del nostro Antonio, che vedo già in postazione, così poi magari potremo avere altro materiale per commentare insieme la partita di domenica. Beh, dunque, questo è un pochino il quadro tattico di Ravenna-Verona di domenica scorsa, con i veronesi che hanno subito adottato una marcatura a uomo sulle due punte, con i due marcatori, appunto, che erano Caverzano e Gonnella su Pietranera e Buonocore, e anche una serie di duelli a centrocampo che sono stati quasi duelli a uomo, perché diciamo che ogni centrocampista aveva il suo da badare e le cose si sono svolte con un certo ordine. Dove però il Verona ha messo molto in difficoltà il Ravenna, almeno fino a un certo punto della partita, è stato sulle fasce laterali, dove le coppie Vanoli e Manetti da una parte, soprattutto sulla destra Gian De Biaggi e Binotto, sono soprattutto sulla destra, appunto, sono riusciti a mettere spesso in minoranza Centofanti
e Gabrieli. Proprio dalla destra, come abbiamo visto, è venuta anche la rete del pareggio del Verona e una successiva occasione che è stata costruita sul finire del primo tempo. Le cose sono cambiate un pochino in meglio per il Ravenna quando è entrato Dell'Anno, con una serie di sostituzioni che Sandreani ha appunto apportato alla squadra, ha dato più copertura sulla fascia con l'ingresso di Ponzo, ha messo anche Pregnolato in questa zona centrale e comunque ad aiutare soprattutto Dell'Anno, che così è avanzato un pochino nel suo raggio d'azione e ha finito per mettere in crisi due centrali del Verona che non hanno molta attitudine alla marcatura e che quindi appunto l'hanno spesso dimenticato, anche perché poi Dell'Anno, partito a sinistra, appunto nel finale ha giocato in posizione più centrale. Ecco, questo è un pochino il quadro della partita. Grazie Antonio, vieni qui vicino a noi che adesso c'è la pubblicità, però dopo commenteremo appunto questo tuo schema. Ci vediamo subito dopo la telepromozione qui a Parliamo di Sport, vi aspetto. Il Mondo Cellular Service è cordless omologati, fax, segreterie telefoniche, accessori per tutti i modelli dei vostri cellulari. Inoltre, Cellular Service fornisce installazione di impianti viva voce nelle vostre autovetture. Autoradio delle migliori marche e antifurto satellitari. Le offerte di questa settimana sono un Ericsson GA628, durata batteria 40 ore, blocca tastiera automatico, custodia e spin out in omaggio, carica batteria veloce da rete, a sole 480.000 lire, ripeto, 480.000 lire. E il nuovo Team Telitan con standby fino a 28 ore, chiamata con vibrazione, diversi tipi di suoneria, possibilità di inviare messaggi a sole 380.000 lire, sì, avete capito bene, 380.000 lire, comprensive di scheda prepagata. Cellular Service vi fornisce inoltre un'ampia scelta di cellulari usati. Chi si presenta nei punti vendita Cellular Service in via Cesarea 181 e Audio Carvi a Santucci 22, menzionando questa trasmissione, potrà usufruire di queste vantaggiose promozioni. Telefonate, 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 telefonate. Sposate? Non perdetevi le sfilate in anteprima delle collezioni Radiosa 98 su questa emittente. Signore e signori, la giuria ha deciso. Ecco a voi Miss Romagna. È bionda e dorata. È sottile e gustosa. È tirata a mano. È Orva, la numero uno tra le piadine. Orva. La piadina sfogliata, un vero successo di Romagna. Nel tuo supermercato di fiducia troverai la vasta gamma di prodotti Orva, i più gustosi, i più genuini, i più veri. Lasciati tentare. La tua vecchia lavatrice vale 150.000 lire. La tua vecchia cucina vale 150.000 lire. Il tuo vecchio frigo vale 150.000 lire. Cambiandone tre risparmio 450.000 lire sull'acquisto di tre nuovi. Ma dove? Al Mercatone German Box. In più, tutti i prodotti in vendita puoi acquistarli oggi e pagarli a Pasqua 98 senza interessi. Wow! Unico! Mercatone German Box. La nostra forza è il prezzo. A Toscanella di Dozza. Bene, siamo rientrati in studio per continuare a parlare di Ravenna Calcio con Vittorio Mero. Allora Antonio, dopo questo tuo schema alla lavagna, cosa vuoi? Ecco, no, volevo chiedere a Vittorio, perché domenica scorsa c'è stata un pochino una sorpresa, perché la fascia sinistra è sempre stata quella che nel Ravenna, diciamo, ha causato più problemi agli avversari, invece su quella fascia questa volta sono stati gli avversari a creare maggiori problemi al Ravenna. Ma la squadra, sicuramente la squadra che abbiamo affrontato, aveva queste caratteristiche che il gioco lo faceva più che altro sulle fasce laterali, perché come hai detto tu giustamente prima c'era Manetti e Vanoli da una parte e Gian De Biagi e Binotto dall'altra, che già il mister ci aveva preparato in settimana, ci aveva detto che loro principalmente mettevano un sacco di questi cross in area anche per Aglietti, per sfruttare la struttura di Aglietti, ecco. Beh, loro sono una buona squadra, hanno degli ottimi giocatori, ma io penso che al di là di parlare di una fascia, della fascia destra loro che ci ha messo in difficoltà, penso che poi loro, come ti ho detto prima, essendo una buona squadra,
Cioè è normale che loro hanno le loro occasioni e sfruttano il loro tipo di caratteristiche. Ecco, però diciamo questo finale che avete disputato un po' sopra le righe, nel senso che avete incrementato il ritmo, avete giocato con rabbia, si è visto che probabilmente questo era il modo per metterli in difficoltà, perché questi pochi punti che hanno fatto in trasferta, una causa la devono avere, proprio forse era proprio questo, ma, cioè che forse hanno un agonismo un po' insufficiente. Ma sai, più per demerito loro, io penso che sia merito nostro, che in casa, in effetti, a parte che secondo me in questo periodo fisicamente stiamo molto bene, al di là, cioè, sì, no, è brutto da dire perché in effetti i punti in classifica non è che sono tantissimi, però a livello fisico stiamo bene. Quando le altre squadre, specialmente a metà del secondo tempo, iniziano a calare, noi stiamo bene, ecco. Perciò domenica abbiamo avuto delle buone occasioni, anche perché, come ti ho detto prima, fisicamente stiamo bene e riusciamo a reggere i 90 minuti tranquillamente. Purtroppo. Ma sentiamo cosa ha detto il mister su questa partita. Abbiamo fatto un'intervista, le immagini della regia. Allora Mariano, un'impressione sulla partita che abbiamo visto al Benelli ieri contro il Verona? Ma una partita ben giocata, secondo me, contro una buona squadra. Rimane male che, essendo passati in vantaggio, non aver portato a termine con un risultato positivo. Purtroppo c'erano anche loro in campo e poi è stata dura. Per te comunque una domenica importante, visto il gol che hai segnato. Sì, il primo quest'anno, personalmente sono molto contento, anche se naturalmente speravo che portasse a una vittoria. Purtroppo, ripeto, non è accaduto, ma speriamo di rifarci già sabato. Cosa vi aspettate da questo girone di ritorno? Ah, sicuramente più punti dell'andata, perché altrimenti sarebbero guai. Speriamo adesso avendo più partite in casa, di fare più risultati positivi. Allora mister, un commento sulla partita di domenica, un pareggio che però non cambia di molto la situazione in classifica. No, è vero, non cambia di molto, però conferma il nostro buon momento. È stata una buona partita contro un ottimo avversario che potevamo vincere e abbiamo rischiato anche di perdere. Io sono soddisfatto della prestazione, anche se è chiaro dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a lavorare e quindi dobbiamo sicuramente, sotto l'aspetto della finalizzazione, essere più concreti, più determinati. Adesso c'è anche il girone di ritorno, quindi bisogna veramente fare punti. Bisogna far punti e soprattutto confermare il nostro momento, che al di là della sconfitta di Genova è un momento di continuità. Dobbiamo vincere un po' di più, questo sì, abbiamo avuto le possibilità per farlo qualche volta, abbiamo affrontato degli ottimi avversari. Direi che dovremo continuare sulla stessa strada intrapresa in casa e migliorare sicuramente la fase della fase centrale del girone d'andata, perché non siamo andati molto bene fuori casa. Oggi che cosa ha detto ai ragazzi? Ma più o meno queste cose, che dobbiamo stare uniti, credere e continuare a lavorare, a sacrificarci come stiamo facendo. Non devo dire niente ai ragazzi, perché i ragazzi sono eccezionali. Se hanno 100, 100 ci danno, mi danno, danno a tutti, in una condizione anche psicologica, con questi alti e bassi di classifica, che non è facile. Quindi dobbiamo stare tutti uniti e io sono convinto che riusciremo. Sabato arriva anche la Lucchese al Benelli e ci sarà anche l'assenza di Bonocore. Come pensa di gestire questa situazione? È un'assenza pesante, perché Enrico stava attraversando un ottimo periodo di forma, soprattutto anche psichica. E purtroppo ha avuto una munizione che non meritava e quindi scatterà la squalifica. Vedremo in settimana quelli che saranno più pronti, più determinati. Come sempre giocheranno quelli più adatti anche a livello proprio della predisposizione mentale. Ancora è lunedì, avremo tempo per valutare, quindi è un po' prematura. Bene, grazie, noi aspettiamo tutti i tifosi sabato pomeriggio alle 14:30 al Benelli per tifare Ravenna, vi aspetto. Allora, rientriamo in studio, vogliamo qualche pettegolezzo sul mercato. Antonio, cosa ci puoi raccontare questa settimana? Questa settimana è innanzitutto la settimana decisiva, perché è l'ultima utile per sistemare le cose, perché il 31 gennaio il mercato chiude e Ravenna naturalmente è sempre alla ricerca della punta. Pare che la situazione si sia un attimo chiarita, nel senso che la punta dovrebbe scaturire dal tandem Saurini-Silenzi, cioè uno dei due, quindi uno, giocatori con caratteristiche simili, giocatori molto alti e forti di testa, dovrebbe essere il prescelto per ricoprire il posto di
uomo centrale d'attacco del Ravenna. C'è in ballo anche la cessione di Ponzo, che dovrebbe appunto andare alla Reggiana per Silenzi, ma che potrebbe andare anche a Padova, credo a questo punto, per Saurini. Vedremo se queste trattative matureranno, la loro conclusione è prevista per domani, anche perché se non si conclude domani, poi Ravenna gioca sabato e quindi il tempo è davvero poco. Bene, Francesca, cosa volevi chiedere? Ti volevo chiedere, ormai il girone d'andata si è concluso, per cui le squadre le avete affrontate tutte. Quali sono secondo te le squadre più quotate a salire in Serie A? Ma io penso che adesso a livello di classifica è messo bene, però secondo me meriterebbe di più il Torino. Io penso che quando ha giocato qua da noi ha dimostrato di essere una squadra molto buona, di essere messa bene in campo, e tutti gli uomini sono veramente degli ottimi elementi per salire di categoria. Penso che il Torino attualmente sia, se non la più forte, sicuramente una delle candidate maggiore per salire in Serie A. Ecco Vittorio, quindi ci dimentichiamo che domenica hanno preso 3 palle dalla Lucchese. Sì, beh, sai, il campionato di Serie B può succedere di tutto, perché puoi affrontare squadre che la domenica prima hanno vinto, cioè sai com'è, no? È sì, lungo, sì. E può succedere veramente di tutto, però da quello che hai dimostrato, da quello che ho visto io, il Torino sicuramente è la squadra che mi ha impressionato di più. Invece voci danno Vittorio Mero in partenza a fine stagione. Ormai questa è una domanda che mi fanno quasi tutti. Ma io penso che, sai, quando un giocatore fa una decisione deve portarla a termine. Io penso che mi sono preso questo impegno all'inizio dell'anno parlando con il presidente, ho deciso di rimanere qua fino alla fine dell'anno, ho deciso di non muovermi, di stare qua per cercare di portare Ravenna insieme ai miei compagni di squadra nella miglior posizione di classifica. E poi, come ho detto altre volte, poi a giugno vedremo, ecco, perché Vicenza potrebbe essere una di quelle squadre. Ma adesso non è bello fare nomi, ma ti posso dire una cosa che ti posso dire è che Ravenna mi ha dato tanto, mi ha dato praticamente tutto, ecco, perché a livello calcistico, ecco, se mi ero tra virgolette conosciuto, tra virgolette, ecco, devo ringraziare sicuramente questa città, i tifosi, i miei compagni, il mister, il presidente, tutti, ecco. Già quando però quello che incomincia a ringraziare. Difatti stavo dicendo che adesso quello che mi interessa maggiormente è la salvezza con il Ravenna. Punto e basta. Poi da giugno vedremo, decideremo insieme. Però quello che mi interessa adesso, le voci di mercato fanno piacere sicuramente, perché vuol dire che il lavoro che stai facendo è sicuramente buono, però adesso le lascio da parte e penso sicuramente alla causa giallorossa, che è sicuramente più importante di qualsiasi altra cosa. Bene, ci hai lasciato senza parole. La conferma poi del feeling con la città e con la tifosia, data dal fatto che 2 domeniche fa sei andata a vedere in partita in mezzo ai tifosi. Ecco, no, raccontaci questa domenica particolare. Ma no, è un po' un demagogo, Mero. No, beh, sai, è stata una cosa che non avevo mai provato prima, ecco, e avendo appunto, come hai detto te prima, questo rapporto con la tifoseria, allora niente, ho voluto provare questa esperienza. È stata un'esperienza sicuramente positiva, che sicuramente se mi capiterà Ravenna, se mi capiterà un'altra cosa, speriamo di no, perché speriamo di non essere squalificato, però se mi capiterà sicuramente ripeterò. Bene, direi di ascoltare l'opinione di Antonio Rinaldi sulla partita. Beh, più che altro su questa conclusione del girone di andata, che appunto il Ravenna ha concluso a 20 punti, e consultando le statistiche si vede che da quando ci sono i 3 punti, 5 squadre hanno concluso a 20 punti, di queste 3 si sono salvate e 2 sono retrocesse alla fine. Quelle che si sono salvate hanno compiuto dei veri miracoli nel girone di ritorno, 2 volte questi miracoli li ha compiuti il Chievo, nel 94-95 facendo 24 punti nel ritorno e nel 95-96 facendone 27. Un'impresa ancora migliore ha compiuto la Regina lo scorso anno, che è riuscita a fare ben 29 punti nel girone di ritorno. Dunque, questo però significa che il Ravenna appunto dovrà galoppare forte per riuscire ad arrivare alla salvezza. E facendo una botta di conti, probabilmente occorreranno 24 punti, quindi all'incirca 6 vittorie e 6 pareggi. Le vittorie fino a questo momento sono state 4, una sola nelle ultime 9 giornate, e quindi è chiaro che la presenza di questo attaccante che dovrebbe arrivare è assolutamente indispensabile per dar corpo a questa possibilità di conquistare i 3 punti più spesso. Il gioco c'è, l'intelaiatura c'è, probabilmente manca solo questa parte terminale per poter fare più punti. Ci auguriamo quindi che domani arrivino buone notizie su questo fronte, e poi che da domenica appunto i risultati
cambino, non siano più pareggi, ma cominciano a essere anche vittorie, soprattutto in casa dove Ravenna va più forte. Grazie Antonio, non c'è ancora il tempo per fare una domanda. Sì, cominciamo a parlare di questa partita con la Lucchese, insomma, avversario scorbutico, già all'andata fu protagonista di una partita gagliarda, poi vabbè sappiamo quando a fine quell'autogol annullato è rimasto ancora un po' sullo stomaco di tutti. Sì, sì, un avversario solido e tosto, io lo definirei, perché le caratteristiche dei loro giocatori sono quelle. Ecco. Adesso, se non sbaglio, domenica hanno giocato 5 dietro, perciò sono ben messi, sono tosti, sarà una squadra sicuramente difficile da affrontare, anche poi stanno venendo da un periodo buono, anche perché domenica hanno vinto contro Torino, che come ti ho detto prima è un'ottima squadra. Beh, sicuramente adesso, avversario che sia, Lucchese, Torino, Venezia, Salernitana, è da prendere sempre col massimo impegno, il massimo della determinazione, perché adesso dobbiamo cercare veramente di non sbagliare, di stare attenti, di non mollare mai, perciò sicuramente quello che... Bene, questo è quello che ci auguriamo anche noi, Vittorio. Diamo la linea alla telepromozione e vi aspettiamo subito dopo qui. A Parliamo di Sport. Nei nostri negozi Oro Follia vi diamo la possibilità di acquistare il vostro gioiello e il vostro orologio a prezzi eccezionali, anche in comode rate mensili. Oro a partire da lire 21.800 al grammo, possibilità di rendere il vostro oro vecchio ricevendo un oggetto nuovo. Ora è arrivato il momento della nostra telepromozione. Sector Expander. Cassa in acciaio e fibra di vetro. Impermeabile fino a 100 metri. Lunetta girevole unidirezionale. Vetro minerale ad alta resistenza. Cinturino in tessuto gommato. Movimento a quarzo condatario. Nella versione blu, rosso, giallo, verde e arancio. 2 anni di garanzia internazionale. Tutto questo ad un prezzo eccezionale, a sole 160.000 lire, ripeto, 160.000 lire. È in omaggio per voi una splendida radio AM/FM e il cappellino Sector. Telefonate. Sector Expander. Scandisce il vostro tempo. Domani, disco verde per le auto a Bologna. I livelli di inquinamento dell'aria rilevati dalle centraline di Sara sono rimasti infatti entro la norma. Domani dunque libertà di circolazione, salvo che per l'accesso al centro storico, che come sempre è consentito solo ai veicoli autorizzati. Viene dalle sorgenti d'alta quota. È altissima, è purissima. Altissima, purissima, levissima. Levissima, levissima. Oggi vi voglio parlare di un argomento importante. Esistono modi efficaci per prevenire i tumori femminili. Controlli semplici e sicuri organizzati dalle strutture sanitarie della tua regione. Sono la mammografia e il pap test. Esami gratuiti che aiutano a sentirci più serene. Mammografia e pap test. Guardarsi dentro per vivere meglio fuori. Dal 29 gennaio al 10 febbraio, in tutti i punti vendita Coop, inizia un viaggio profumatissimo alla scoperta degli agrumi. Dalle principali caratteristiche alle ottime ricette a base di agrumi, tutto per la salute e il piacere del palato. E vi regalo il primo volume di Mille e una nota, dedicato agli agrumi. La
l'hanno trovata in questo cortile di un bar di Sant'Agata Bolognese alle 11.30 del mattino. Forse è nata nella notte e la madre subito dopo il parto l'ha gettata dalla finestra.